Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori. In questo video accantoniamo per una volta la compravendita. In questo video vi svelerò come crearsi una squadra forte a FIFA spendendo soltanto 100.000 crediti. Iniziamo subito. Il primo portiere, il portiere che vi suggerisco per iniziare questa squadra è Areola, il portiere del Real Madrid. Areola al momento, nella seconda metà del mese di gennaio 2020, costa 2.000 crediti e posso dirvi, dal momento che ho utilizzato Areola, mentre ne vediamo le statistiche, ho utilizzato Areola nella sezione delle Icon Swap in cui era necessario vincere 5 partite di Division Rivals con 7 giocatori primo proprietario della Liga Santander. Ci ho disputato 14 partite, ne sono rimasto soddisfatto, quindi Areola a 2.000 crediti è senza dubbio una buona scelta. E parlando di giocatori che conosco bene, vi suggerisco Eder Militao. Eder Militao oggi costa circa 2.000 crediti. Eder Militao è stato titolare nella mia squadra per molto tempo prima di essere sostituito da Frank Rijkaard, icona medium. Ho giocato tantissime partite con Militao, pensate, ben 241 partite, molte anche di Weekend League. Militao, mentre vediamo giustamente le statistiche sono ottime, un calciatore bilanciato, velocità, difesa e fisico a buoni livelli, soprattutto se equipaggiato con ancora. Militao è un'ottima scelta e la cosa positiva è che Militao costa solo 2.000 crediti, quindi andiamo a completare la difesa con un altro giocatore del Real Madrid, Nacho Fernandez. Nacho Fernandez costa anche lui 2.000 crediti circa e possiamo vedere dalle statistiche un buon giocatore, discreta velocità, buon controllo palla, buone statistiche di fisico e buone statistiche difensive. Per ora abbiamo speso solo 6.000 crediti e li abbiamo spesi acquistando la retroguardia del Real Madrid. Tre ottimi giocatori, tre giocatori buggati. Come terzino sinistro vi suggerisco un'altra mia vecchia conoscenza, Alex Telles. Pensate, amici di YouTube, che ho giocato Alex Telles per un lunghissimo periodo l'anno scorso a FIFA 19. L'ho giocato anche in un breve periodo a FIFA 20. Vediamo le statistiche. Alex Telles è un ottimo giocatore, veloce, tecnico, ottimi passaggi, buone le statistiche difensive e ottima resistenza. Alex Telles costa 8.200 crediti, diciamo 8.000 al momento, quindi abbiamo speso 14.000 crediti. Alex Telles è davvero molto forte e brasiliano, quindi linka facilmente con molti giocatori brasiliani forti. Tra qualche secondo vi svelerò anche chi è il centrocampista che permette di completare il link con Alex Telles. Alex Telles è un ottimo giocatore, un giocatore buggato, un'ottima scelta soprattutto per questa fascia di prezzo. Beh, amici di YouTube, come terzino destro credo che sappiate già chi sceglierò. Semedo ancora oggi è titolare nella mia squadra, ha giocato tantissime partite, ben 457, davvero tante. Semedo è davvero eccezionale, un giocatore buggato, queste sono le statistiche. Vi suggerisco, per esaltarne la tecnica e le statistiche di passaggio, di equipaggiarlo con motore, con l'applicabile motore, che a mio parere è davvero uno dei migliori. Beh, che dire, amici YouTube, se Semedo ha giocato nella mia squadra con giocatori del calibro di Mbappé, Rijkaard, Zanetti e altri ottimi calciatori, credo che possa fare un figurone anche nella vostra squadra. Semedo è in assoluto uno dei calciatori più buggati di FIFA. La buona notizia è che costa solo 7.000 crediti. Amici YouTube, abbiamo messo su una difesa di buggati davvero niente male, abbiamo speso poco più di 20.000 crediti, 21.000 per la precisione. Andiamo a svelare il centrocampo e a centrocampo troviamo uno dei migliori giocatori della nostra Serie A, troviamo Allan, il
centrocampista del Napoli. Amici di YouTube, credo che le statistiche di Allan parlino da sole. Allan è davvero un fenomeno, davvero, a mio parere, è molto più forte di molte icone baby. Allan è un'eccellente scelta. La buona notizia è che al momento, come detto, fine gennaio 2020, costa solo 14.000 crediti. Allan vi permetterà anche di linkare con Alex Telles e Militao, e tra un po' vi svelerò anche quali saranno le altre scelte in attacco che vi permetteranno di linkare con Allan a centrocampo. E per linkare con Semedo e Nacho Fernandez abbiamo un altro baggatone per eccellenza di FIFA 20, abbiamo Frankie De Jong. De Jong è davvero un fenomeno, andiamo a guardare le statistiche di De Jong, che credo le conoscano anche su Marte. De Jong è davvero un fenomeno, queste sono le statistiche, davvero bilanciate, e la buona notizia è che De Jong costa all'incirca 13.000 crediti, davvero un affarone. Ho giocato De Jong, anche se non in questa versione, nella versione One to Watch, per un lungo periodo. De Jong non delude mai, quindi Allan e De Jong ci permetteranno di mettere su un centrocampo competitivo spendendo davvero poco. Andiamo a svelare anche gli attaccanti per questa squadra pazzesca da 100.000 crediti, una squadra economica, ma una squadra assolutamente forte, assolutamente buggata. Mertens ci permetterà di avere lo strong link con Allan, ma amici di YouTube, Mertens è davvero un ottimo giocatore, veloce, tecnico, ha un tiro davvero eccezionale, 4 stelle piede debole, 4 stelle mosse abilità, vedete? 25.000 crediti, davvero non tantissimi per un giocatore eccezionale come Mertens. Non a caso viene anche soprannominato il piccolo Messi, quindi davvero una scelta obbligata per ogni squadra, possibilmente economica, ma con delle ambizioni. Quindi Mertens è assolutamente un attaccante di qualità, un attaccante che, come detto, dispone anche dello strong link con Allan. L'altro attaccante è un'altra ottima scelta per questa squadra, è Benzema. Benzema è un ottimo giocatore, ovviamente qualora abbiate una disponibilità di crediti superiore vi suggerisco anche di tenere in seria considerazione Griezmann. Griezmann è un'altra ottima scelta, ma anche Benzema è un ottimo giocatore, vedete, ottima tecnica, buone statistiche di tiro, buone anche le statistiche di passaggio, 4 stelle piede debole, 4 stelle mosse abilità. Benzema costa all'incirca 25.000 crediti e dal momento che come ala destra abbiamo Dembélé, Ousmane Dembélé, ovviamente scelta obbligata per questa squadra, abbiamo anche lo strong link con Benzema, anche strong link con Semedo e con De Jong. Che dire di Dembélé, un giocatore che adoro. Dembélé è straordinario, innanzitutto perché ha 5 stelle di piede debole, 5 mosse abilità, ma Dembélé ora come ora, nella parte finale di gennaio, costa davvero poco. Pensate, amici YouTube, quando lo acquistai io, Dembélé costava 70.000 crediti. E poi, amici di YouTube, sapete che c'è? Ve lo mostro un attimo. Ho preferito fare l'upgrade e ho acquistato la versione ultimata di Dembélé. Questa versione, pagata anche cara, vedete, pagata ben 911.000 crediti, ma posso dirvi, ne vale la pena. Quindi Dembélé è una scelta obbligata, un ottimo giocatore, le statistiche del resto credo che parlino da sole. Dembélé è davvero forte, l'unico neo di Dembélé è che non dispone di una statistica molto elevata di resistenza, ma amici YouTube, non c'è problema, potete sempre sostituirlo intorno al 70° della partita. Quindi manca un giocatore, l'altro giocatore è un altro
ottimo calciatore di Serie A, un giocatore che conosco molto bene, Douglas Costa. Douglas Costa è davvero un eccellente giocatore in questa squadra, ha anche lo strong link con Allan. Amici di YouTube, fatemi sapere cosa ne pensate di questa squadra economica e buggata, soli 100.000 crediti. Come vedete, l'intesa della squadra è assolutamente 100. Questa squadra, unita ovviamente alla vostra abilità col joypad, vi permetterà di essere competitivi. E che dire, amici YouTube, provate questa squadra e poi fatemi sapere. Vi ricordo che da qualche giorno potete inviare una donazione nel link in descrizione. Grazie a tutti quelli che di recente si sono iscritti al secondo canale di Marco Liguori, un successo strepitoso dell'unico canale su YouTube Italia che realizza le strategie di compravendita e non solo in live. Iscrivetevi su questo canale, ne vedrete delle belle, amici di YouTube. Condividete questo video dappertutto, Facebook, gruppi Facebook e tutti i canali social a vostra disposizione. Parlate di questo canale agli amici. Su questo canale si guadagnano tantissimi crediti. Date un'occhiata anche alla playlist e vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale e anche di attivare la campanella per essere avvisati quando saranno online nuovi video. Amici YouTube, la prassi di questo canale è quella di raccontare una barzelletta alla fine di ogni video. La barzelletta di oggi è: perché l'arancia non fa la spesa? Perché? Mandarino! Ciao a tutti!